Piero Sarro, deputato della Repubblica Italiana, Casertano DOC, finalmente un deputato casertano che può rappresentare una provincia non sempre tenuta in considerazione. Certo, ingiustamente non sempre tenuta in considerazione, anche perché si tratta per terra di lavoro di una delle realtà più importanti, non solo della nostra regione, ma dell'intero Mezzogiorno d'Italia. Nel nostro territorio abbiamo presenze e insediamenti produttivi di primaria importanza, abbiamo delle eccellenze tecnologiche se pensiamo al Cira di Capua, abbiamo importanti produzioni agricole, insomma un insieme di grandi occasioni e di grandi opportunità che devono essere valorizzate e sostenute, e credo che il compito del parlamentare sia proprio questo. E il mio impegno andrà sicuramente in questa direzione, cercando l'aiuto, il sostegno e la collaborazione di tutti gli amministratori locali che con la funzione di rappresentanti del territorio devono naturalmente lavorare insieme, fare rete, e noi tutti come rappresentanti istituzionali impegnarci per sostenere uno sviluppo vero del territorio. Più che una vittoria, credo che il risultato del 4 marzo sia importante, perché ha indicato Forza Italia come l'unica forza che può contrastare il qualunquismo e il populismo dei 5 Stelle. È un risultato straordinario, perché rispetto al PD ci pone in una posizione che in termini numerici è addirittura il triplo. Il PD si è attestato al 10%, noi abbiamo come centrodestra superato il 30%, quindi ho ottenuto un risultato davvero sorprendente, anche se rimane questo dato dei 5 Stelle che dobbiamo arginare con il buon governo. Stiamo festeggiando l'elezione, cioè alla fine della campagna elettorale, sia io che Carlo Sarro siamo stati eletti, quindi era qui un modo per ringraziare da parte del senatore invitato anche me. Stiamo incontrando amministratori ed amici. Il governo nascerà nei prossimi giorni, bisogna ancora vedere come si sbroglierà questa matassa, quindi è tutto molto prematuro. Ecco, senatrice, proprio sbrogliare la matassa, per il momento ancora non si sa se ci sarà un governo a larghe intese, il Movimento 5 Stelle, il PD, la sua opinione? Ma la mia opinione è che le regole sono le regole, cioè dovrebbe essere dato un incarico al centrodestra, che è il primo partito, cioè la prima coalizione, e quindi con Salvini che dovrebbe questo incarico di esplorazione. E mi pare che le cose si mettono in modo diverso, perché c'è molta arroganza in giro e non so cosa il Presidente della Repubblica deciderà. Dopo che avrà deciso vedremo come andranno le cose, è tutto molto prematuro.